Il surrealismo. Il movimento surrealista nacque nel 1924 con il Manifesto del Surrealismo di André Breton. Coinvolse anche la letteratura, la poesia, il teatro ed il cinema. Ebbe ampia fortuna in tutta Europa e in America e accolse molti artisti dadaisti. I surrealisti affermavano la centralità dell'inconscio dell'uomo seguendo le teorie di Sigmund Freud, fondatore della psicoanalisi. Questi artisti hanno dato valore a ciò che appare incomprensibile, surreale, al di là del reale, rispetto alla realtà normale. L'arte deve valorizzare il sogno, la visione, l'allucinazione, la memoria, visti come realtà parallele a quella rassicurante di ogni giorno. Sulla tela vengono tracciate immagini mentali che i surrealisti cercano di descrivere sperimentando tecniche inedite di rappresentazione. Creano forme inconsuete e fuori posto, accostando oggetti conosciuti ma incompatibili tra di loro e inserendo un soggetto in un ambiente ad esso estraneo. Nella stessa opera, spesso, fanno ricorso sia a immagini naturalistiche, sia a segni astratti o forme organiche, lontane però da ogni somiglianza con il reale. I surrealisti faranno propria l'affermazione di Combe de la Tréhaumont, bello come l'incontro casuale di una macchina da cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio. Il surrealismo è l'ultima, in ordine temporale, tra le avanguardie artistiche. È l'unica avanguardia che non si esaurirà con la Seconda Guerra Mondiale, proseguendo anche nei decenni successivi. I surrealisti vogliono indagare l'inconscio, cioè quegli aspetti nascosti della nostra coscienza che a volte emergono nel sogno, negli incubi, attraverso le paure, nei comportamenti spontanei ed inspiegabili di ciascun uomo. I principali artisti del surrealismo sono i catalani Joan Miró e Salvador Dalí, i francesi André Masson e Yves Tanguy, il tedesco Marx Ernst, i belgi Paul Devaux e René Magritte. Non esiste una formula o un linguaggio definito per l'arte surrealista. Gli artisti che ne fanno parte rappresentano il sogno, l'allucinazione e il ricordo improvviso, trattandoli come fossero reali, e ciò produce immagini inconsuete e sorprendenti. Mettono in evidenza l'assurdità di situazioni apparentemente normali e quotidiane, ma che non rispondono a nessun senso logico. Contengono elementi sorprendenti, buffi o inquietanti e ci pongono di fronte a una realtà che riconosciamo in parte come nostra, ma che non riusciamo a decifrare e che, quindi, ci spiazza. È la dimensione dell'inconscio. Ogni artista segue la propria strada, sperimentando tecniche e materiali diversi, a volte trovati per caso. Cadavre Esquis era il gioco collettivo surrealista realizzato per la prima volta nel 1925 a Parigi. Consisteva nel far comporre una frase a più persone, senza che nessuna potesse vedere il testo dell'altra, nella sequenza sostantivo, aggettivo, verbo, sostantivo, aggettivo. Il nome del gioco deriva dalla prima frase che fu ottenuta: Le cadavre esquis brûlera le vin nouveau. Il cadavere squisito verrà il vino nuovo. Analogamente avviene in campo pittorico. Ciascuno disegna una parte, piegando il foglio prima di passarlo ad un altro, e alla fine, aprendo il foglio, appare un disegno surrealista. Nonostante non abbia aderito al surrealismo, l'olandese Maurice Cornelis Escher presenta molti elementi in comune con il movimento. Escher ne ha spinto la ricerca sul piano della matematica, della geometria e degli studi prospettici. Utilizzando prevalentemente la tecnica dell'incisione, ha realizzato incastri di figure che proseguono all'infinito, riempiendo interamente il piano in modo da annullare la gerarchia tra figure e sfondo. Ha inventato architetture impossibili, ha composto forme che mutano continuamente in metamorfosi infinite. L'artista era affascinato dall'arte islamica, con gli arabeschi geometrici che, a partire da forme di base, originano forme sempre variate e complesse. Nell'opera Altro Mondo 2,
Escher applica tre diversi angoli prospettici in modo che non sia possibile individuare un piano di appoggio certo. Quando lo sguardo si sposta da un piano all'altro, laterale, superiore o di base, cambiano i punti di riferimento e quindi la percezione del luogo. L'edificio, di forma parallelepipeda, è aperto su tutte le facce con lo stesso motivo ad arco sorretto da colonne. Solo la faccia rivolta verso di noi è interamente aperta. Dall'apertura dell'arco superiore si intravede la superficie lunare vista dall'alto. Sullo sfondo è rappresentata la superficie lunare vista frontalmente. Nel cielo, anch'esso visibile da prospettive diverse, si possono riconoscere Giove e Saturno, una cometa, una galassia spirale e altri corpi celesti. Su tre delle cinque facce visibili campeggia la strana figura di un uccello con la testa d'uomo, sempre nella stessa posizione, ma colto da tre punti di vista diversi. Nella parete a lato sono compresenti due visuali incompatibili tra di loro, spingendoci a riflettere su ciò che si vede oltre i due archi e sulla forza di gravità. Sulla volta di due delle facce è appeso un corno. Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech nasce a Figueres, in Catalogna, nel 1904. Frequenta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a Madrid, dove stringe amicizia con il poeta Federico García Lorca e Luis Buñuel. A Parigi, nel 1927, incontra Picasso. Nel 1928 collabora al film surrealista Un Chant de Lui ed esegue i suoi primi dipinti surrealisti. Negli anni 30 collabora a diverse pubblicazioni, tiene la prima personale negli Stati Uniti ed effettua alcuni viaggi in Italia per studiare l'arte del XVI e XVII secolo. Nel 1940 si rifugia negli Stati Uniti, dove si occupa di produzioni teatrali, scrive, illustra libri e dipinge. Ritornato in Europa nel 1948, si stabilisce con la moglie Gala in Spagna a Portlligat e dipinge quadri di soggetto religioso. Continua a dipingere fino a tarda età. Muore nel 1989. L'arte di Salvador Dalí si caratterizza per l'estrema cura nella rappresentazione di immagini tratte dal mondo reale. L'artista le ha accostate in modo inconsueto, le ha trasformate, ne ha modificato alcune parti, in modo da mettere in discussione le nostre certezze. Tra le tecniche utilizzate da Dalí vi sono gli inganni visivi e le immagini ambigue. Affermava che la sua pittura si basava su un principio che così egli stesso ha esemplificato: guardare un oggetto e vederne un altro. L'uomo invisibile del 1929 è basato sulla possibilità di vedere più cose in una stessa immagine. Per Dalí significa moltiplicare le realtà possibili. Nel dipinto, figura e sfondo si invertono. Si scorgerà così un uomo seduto oppure un paesaggio con edifici incompiuti e figure. I capelli dell'uomo diventano nuvole di un cielo all'alba. I suoi occhi sono globi azzurri che ritroviamo di uguale dimensione anche in fondo al paesaggio. Una testa scolpita nasconde un secondo volto bizzarro, ma la forma dell'acconciatura la trasforma in un vaso. Il braccio destro assume la forma di un busto femminile visto di spalle. Quello sinistro diventa una colonna che sorregge una statua di bronzo. Le mani possono trasformarsi nei contorni di uno strano vaso, la cui forma ricorda la testa di uno scarabeo. I contorni del piede destro rivelano la sagoma di un cane in posizione d'attacco. Salvador Dalí in origine era un pittore figurativo abilissimo nel disegno e nell'uso del colore, come osserviamo nella figura alla finestra del 1925. Approdò al surrealismo nel 1929 dopo aver conosciuto a Parigi il futurismo, la metafisica e il cubismo. Definì il suo metodo paranoico-critico. Consisteva nel tradurre in immagini le conseguenze di quella che lui stesso considerava una malattia mentale cronica. Un'alterazione della mente caratterizzata da delusioni sistematiche, con o senza allucinazione dei sensi. Ne derivano figure dipinte con precisione, ma deformate e inquietanti, rocce antropomorfe, figure ibride, illusioni ottiche, oggetti trasformati come gli orologi molli.
premonizioni della guerra civile del 1936 viene completato 6 mesi prima dell'inizio della guerra civile spagnola. Risente del clima drammatico di quegli anni e si mostra come un terribile presagio. Un essere enorme e mostruoso, composto da parti antropomorfe ma disordinate e intento a strozzarsi, dunque ad autodistruggersi, è il simbolo della violenza irrazionale. L'essere mostruoso si innalza in un paesaggio desolato in cui però si riconosce l'Ampurdan, la regione della Catalogna in cui viveva il pittore. Gli oggetti molli e deformati rappresentano lo scorrere del tempo a causa del quale ogni cosa si trasforma. Da lì è passato attraverso l'esperienza dadaista prima di approdare al surrealismo. Questo telefono Aragosta del 1936 testimonia la continuità tra i due movimenti. È un classico esempio di oggetto surrealista, realizzato dall'unione di elementi normalmente non associati tra di loro. Ne risulta qualcosa di giocoso e minaccioso allo stesso tempo. Dalí credeva che tali oggetti svelassero i desideri segreti dell'inconscio. Aragosta e telefoni erano elementi ricorrenti nelle raffigurazioni di Dalí, che vi conferiva un forte significato di passionalità. Di quest'opera, come di altri assemblaggi surreali o dei ready-made, esistono numerose versioni. Nel quadro La persistenza della memoria del 1931, il paesaggio descritto sullo sfondo è quello di Port Lligat, una località sul mare in Catalogna dove Dalí aveva fissato la sua dimora ristrutturando una casa di pescatori. La realtà è sovvertita dalla surreale presenza di orologi molli e deformati. Al centro c'è una figura antropomorfa, un profilo carnoso dalle lunghe ciglia, forse un autoritratto dell'artista o forse un'immagine ispirata da una roccia che il pittore aveva visto a Capo Creus. Gli orologi molli rappresentano una personale interpretazione della memoria e del concetto di tempo che non è un'entità oggettiva e stabile. La baia è colta nella luminosità del crepuscolo ed il panorama, più chiaro sullo sfondo, evoca atmosfere lontane. I colori sono, in prevalenza, caldi e sfumati, la composizione sbilanciata a sinistra. Nel suo testo La mia vita segreta, Dalí afferma che gli orologi molli gli furono suggeriti dalla forma e dalla consistenza del formaggio Camembert. L'orologio rosso rovesciato, aggredito dalle formiche, rappresenta la corruzione della materia, uno dei temi ricorrenti nelle tele di Dalí. Joan Miró Ferra nasce a Barcellona nel 1893. Frequenta una scuola commerciale, ma si iscrive anche all'Accademia di Belle Arti di Barcellona. Recatosi a Parigi, incontra Picasso e partecipa alle attività Dada. È presente al Salon d'Automne del 1923 e nel 1924 aderisce al gruppo surrealista appena formato. Nel 1928 visita i Paesi Bassi, inizia una serie di dipinti ispirati ai maestri olandesi e realizza i primi papier collé e collage. Nel 1929 fa le prime esperienze nel campo della litografia, tecnica in cui diventa maestro. Agli inizi degli anni 30 esegue originali sculture con inserzioni di pietre dipinte e oggetti vari. Lascia la Spagna a causa della guerra civile e vi ritorna nel 1941. Negli anni 60 si dedica intensamente alla scultura. Nel 1975 la sua città, Barcellona, gli dedica un importante museo. Muore a Palma di Mallorca nel 1983 a 90 anni di età. Il catalano Joan Miró rappresentò nelle sue opere un mondo immaginario, fatto di segni astratti e di figure fantastiche. Le forme si sovrappongono, si accostano tra loro, si intersecano sospese in uno spazio vuoto. Sembrano scaturire libere dal sogno. Invece, derivano da un'opera di semplificazione e di controllo di segni e percezioni della mente, della memoria e dell'inconscio.
che il suo gesto non è casuale, ma è finalizzato a comporre una specie di codice elementare di segni e di forme. In ambito dada e surrealista, egli ha elaborato il suo inconfondibile linguaggio, quasi una scrittura figurata. Sulle tele si dispongono astri, soli, lune, sagome che ricordano forme umane, animali, vegetali o minerali, segni a forma di virgole, accenti, asterischi, che derivano dalla semplificazione di elementi naturali e che si muovono entro uno spazio rarefatto. Utilizza quasi sempre pochi colori, tutti applicati puri, senza sfumature, con prevalenza dei primari. Nel quadro Personaggio che tira un sasso ad un uccello, del 1926, cielo e terra sono divisi dal colore. Sullo sfondo verde del cielo risaltano infatti la figura bianca del personaggio, mentre il terreno è colorato di giallo, il mare è nero. Dallo sfondo emergono la figura di un grosso piede che diventa un corpo con un unico occhio e quella di un uccello dalla cresta rossa, forse un gallo, che somiglia ad un arco. Dalla figura umana parte un sasso che traccia una traiettoria indirizzata verso l'uccello. I colori sono saturi e contrastanti. Attraverso la sintesi e la deformazione dei soggetti, la scena acquista un'espressione ironica e leggera, tipica delle opere surreali di Miró. Ragazza in fuga, del 1967, è una scultura surrealista. Miró imparò a colorare le sculture grazie all'artista Alberto Giacometti e successivamente esplorò vari metodi per sovrapporre pigmento alle superfici, dapprima verniciando il bronzo e poi sperimentando resine colorate. Nel 1967 Miró creò alcune sculture in bronzo colorate con tinte brillanti, collaborando con la fonderia Clementi Ossius di Parigi. Una di queste era appunto Ragazza in fuga. L'opera consiste nell'assemblaggio di oggetti disparati, due gambe di manichino, pezzi meccanici e una valvola da idrante. Carnevale di Arlecchino, dipinta tra il 1924 e il 1925, è una delle opere più note di Joan Miró. Tra personaggi fantasiosi e oggetti vari, Arlecchino ha il corpo come una chitarra allungata, con la camicia a rombi e altre caratteristiche come i baffi, la barba, il cappello dell'ammiraglio e la pipa. Arlecchino ha lo sguardo triste, forse a causa del buco nello stomaco, probabile riferimento ai problemi finanziari dell'autore. Alcune delle forme sono oggetti antropomorfi, che ricorrono spesso nella pittura di Miró. La scala ha un orecchio e un occhio. A proposito dell'opera, Miró disse: «Ho sempre cercato di approfondire il lato magico delle cose». Innumerevoli figure, strani animali e oggetti vivacemente colorati popolano la stanza fluttuando nell'aria. Le forme sono in prevalenza curve, a parte la scala, il tavolo e la finestra. Nella tela appaiono elementi che verranno poi ripetuti in altre opere. La scala, simbolo di volo e di evasione, ma anche di elevazione. Animali e soprattutto insetti. La sfera scura, che appare a destra, è una rappresentazione del globo terrestre. Il triangolo nero, che appare nella finestra, rappresenta la Tour Eiffel. Max Ernst nasce in Germania nel 1891. Si iscrive all'Università di Bonn per studiare filosofia, ma ben presto l'abbandona per dedicarsi interamente all'arte. Nel 1911 si unisce al gruppo espressionista. A Parigi incontra Guillaume Apollinaire e Robert Delaunay e nel 1914 conosce Hans Harp. Durante la Prima Guerra Mondiale, Ernst riesce a dipingere ed esporre. Nel 1919 crea i primi collage e fonda il gruppo dadaista di Colonia. Nel 1925 crea i primi frottage e collabora con Joan Miró alle scene del balletto per Sergei Diaghilev. Nel 1930 collabora con Salvador Dalí e Luis Buñuel al film L'Âge d'Or. Nel 1939 è imprigionato in Francia perché di origine tedesca. Due anni più tardi fugge negli Stati Uniti con Peggy Guggenheim, che sposa nel 1942. Nel 1953 si trasferisce nuovamente in Francia. Muore a Parigi, all'età di 85 anni,
nel 1976. Studioso di filosofia e di psichiatria, Marx Ernst sperimentò l'espressionismo ed il dadaismo prima di giungere al surrealismo. Aveva una personalità acuta ed ipersensibile. Da piccolo aveva un alter ego, cioè una proiezione di sé, in un uccellino immaginario che chiamava Lop Lop. Fu abilissimo nell'associazione improbabile e sorprendente di elementi diversi con implicazioni magiche o dissacratorie. Il titolo dell'opera, Due bambini sono minacciati da un usignolo, scritto alla base, è stato ispirato da un sogno delirante fatto da giovane mentre era a letto con il morbillo. Il soggetto della foresta appare spesso nei lavori di Ernst. Queste tele contengono generalmente un muro di alberi o di tronchi, un disco solare e l'apparizione di un uccello appollaiato tra il fogliame. Ernst considera la foresta come un luogo misterioso di incanto e terrore, sulla base dei ricordi d'infanzia della foresta tedesca. Per lui la foresta è selvaggia e impenetrabile, nero e ruggine, stravagante, laica, brulicante, negligente, feroce, fervente e simpatica, nuda. Si veste solo di maestosità e di mistero. La tecnica utilizzata in Foresta e Sole del 1927 è un misto di frottage, grattage e stesura d'olio, molto accurata, che crea un suggestivo gioco di luci ed ombre. René-François Guillaume Magritte nasce a Lessines, in Belgio, nel 1898. Nel 1912 la madre si suicida gettandosi in un fiume. Questa tragedia influisce fortemente sulla sua pittura. Studia saltuariamente all'Académie Royale des Beaux-Arts di Bruxelles. Espone per la prima volta nel 1920 e lavora come disegnatore in una fabbrica di carta da parati. Si occupa di grafica, realizzando manifesti e stand da esposizione. Nel 1927 si stabilisce nei dintorni di Parigi, dove frequenta il gruppo surrealista che comprende il poeta Paul Éluard, André Breton, Hans Arp, Joan Miró, Salvatore Dalí. Riceve numerose commissioni per l'esecuzione di pitture murali in Belgio. Si reca per la prima volta negli Stati Uniti nel 1965 in occasione di una retrospettiva al Museum of Modern Art di New York. Muore a Bruxelles a 69 anni nel 1967. Nella Chiave dei sogni del 1950, con la grafia diligente e ordinata di un alfabetiere per bambini, René Magritte rappresenta alcuni oggetti che noi siamo certi di riconoscere. Le scritte che li identificano ci confondono, ponendoci di fronte ad altri possibili significati. Ciò che lascia interdetti è la chiarezza delle immagini, che sembrano non lasciare dubbi sulle nuove informazioni. Così, l'uovo è la cacia, la candela è il soffitto, il bicchiere è il temporale. Al centro dell'opera, il Castello dei Pirenei, del 1959, campeggia un grande masso dalla forma ovoidale. Le sue superfici sono scheggiate, come accade nella pietra grezza. L'immagine è di grande realismo perché suggerisce anche sensazioni tattili, la durezza, la rugosità, la freddezza. L'altezza dell'opera è di circa 2 metri. Ponendoci di fronte ad essa, osserveremo il mare da un punto di vista verosimile e, per l'assoluta precisione con cui Magritte lo ha dipinto, ci sembrerà di udirne il rumore pacato, ritmico e profondo. Solo sollevando lo sguardo ci accorgeremo del gigantesco masso che grava su di noi. Il problema del masso incombente sulle nostre teste appare subito, chiaramente, e ci rendiamo conto che è irrisolvibile. Se ci concentriamo sulla parte superiore del dipinto, riconosciamo un castello arroccato su un monte, ma tutto è pietrificato. Il castello è fatto della stessa materia della roccia ed è del tutto privo di particolari: porte, finestre, bandiere. Se osserviamo la parte centrale, vediamo il masso. Considerando le dimensioni del castello, deve essere gigantesco, ma appare come sospeso nel cielo, nonostante la forza di gravità. Il mare sembra vero, ma subito ci rendiamo conto dell'incongruenza con la pietra. Meteorite? Che sta precipitando!
ma è ferma. Nel dipinto di Magritte, però, quella realtà dipinta sembra vera e possibile, come accade nei sogni e talvolta nella sfera dei desideri. René Magritte lavorò in un primo tempo come illustratore e grafico pubblicitario. Da qui derivò e conservò la capacità di raffigurare ogni soggetto con precisione estrema. Nelle sue opere ha utilizzato immagini tratte dal mondo reale, dipingendole con tutti i loro particolari visibili, accostandole tuttavia in un modo inconsueto e paradossale. Ne ha modificato le dimensioni, ne ha deformato alcune parti, le ha poste in ambientazioni anomale, ha invertito il rapporto tra figura e sfondo. Queste associazioni inattese producono una sensazione di inquietudine e di ambiguità, tanto maggiore quanto più le immagini sono descritte con grande esattezza. Magritte non ci spiega il significato delle sue opere, ma fornisce indizi visivi. Anche il titolo può nascondere la chiave per interpretare i suoi enigmi. Talvolta nel quadro si leggono delle parole che tuttavia non sempre hanno una relazione con le immagini rappresentate. Nelle opere, per quanto paradossali, riconosciamo facilmente case, alberi, montagne, il cavalletto da pittore, un lampione e così via. Del quadro L'impero delle luci esistono numerose versioni, simili, ma con piccole variazioni. Magritte vi rappresenta la scena notturna della casa che si contrappone a un cielo diurno luminoso. È un chiaro paradosso visivo, una contraddizione visuale che genera disagio e spiazza l'osservatore. La luminosità del cielo diventa sconvolgente e rende l'oscurità sottostante impenetrabile e inquietante. Gli elementi paesaggistici del dipinto sono riprodotti in stile preciso, impersonale, tipico della pittura surrealista naturalistica. A questa scelta si ispira tutta l'opera pittorica di Magritte.